Ciao a tutti, eccomi qua finalmente con un nuovo video di acquisti, come molti mi avete chiesto. Come vedete non sono sparita assolutamente, molti lo sanno perché hanno l'amicizia con me su Facebook, altri lo hanno capito. Il punto è che sono incinta e quindi ho avuto problemi abbastanza grossi con le nausea e col vomito soprattutto. Quindi ho perso parecchi chili, insomma non sono proprio potuto uscire di casa per più di 2 mesi, quindi insomma c'è stata qualche difficoltà e quindi di fare video proprio non me la sentivo sinceramente. Però insomma adesso va meglio, sto al quinto mese adesso e quindi spero di poter ricominciare a fare video più frequentemente, ecco. Ho messo da parte tutti gli acquisti da settembre ad oggi, che è l'inizio di gennaio, non vi ho dimenticati. E infatti oggi poi, quando ho messo tutto in ordine per fare il video, ho fatto poi pure una foto, così per far vedere che tutto sommato in 4 mesi ho comprato poca roba, proprio niente, e ora ve la mando. Quindi vi rendete conto che in questo video potrei parlare per ore e ore e ore e ore. Quindi pensavo che comunque su manga, di cui ho visto che si è parlato molto e detto molto, andrò più rapida perché se no non affittiamo più. E a grande richiesta ci sono anche gli acquisti di Valerio, mio marito, però contate che la proporzione è tipo 3 cose sue e 20 miliardi di cose mie. Quindi insomma alla fine non è che cambierà molto da quello che dico e faccio vedere di solito. Allora, partiamo subito con i primi acquisti che non sono manga, che sono due, perché ho approfittato proprio in questi ultimi giorni di un'offerta che c'è stata sul sito della J-Pop e delle edizioni BD per gli iscritti alle loro pagine Facebook. In pratica, su un acquisto di almeno 50 euro c'era uno sconto di 20 euro e quindi ho approfittato. Ho preso questi due, che sono i volumi A Panda Piace e A Panda Piace Bis di Giacomo Bevilacqua, che praticamente è un webcomic che è stato pubblicato prima sul web e poi raccolto in volume. Si tratta di striscette umoristiche che hanno come protagonista Panda. Io lo leggevo ogni tanto su internet e quindi già mi incuriosiva molto come volume. E poi ho approfittato dell'offerta per prenderli, perché in realtà il mio obiettivo principale era un altro, che ora vi faccio vedere. Questi li devo ancora leggere, quindi in realtà non vi so dire ancora un parere preciso. E ta-da-da-dan, ho comprato Osamu Tezuka, il dio dei manga di Helen McCarthy, pubblicato dalle edizioni BD, appunto, che è questo librone bellissimo, che è tutto un approfondimento su Tezuka con miliardi di scritte, tavole originali, approfondimenti, cioè una cosa colossale, tutto a colori. Non so quante sono, quasi 300 pagine, sì, 270. E tutto questo ben di Dio lo devo ancora leggere perché mi è arrivato proprio l'altro giorno il pacco, quindi non ho ancora avuto proprio tempo. Tutto questo ben di Dio viene 35 euro. Mi consigliate che tutto l'ordine, ho speso, erano 51 euro con lo sconto 31. Quindi alla fine ho preso 3 cose e ho pagato meno di questo, perché questo è uscito già 2 o 3 mesi fa. Io l'avevo visto in fumetteria, ogni volta lo guardavo con gli occhi a cuoricino questo libro. Quando ho visto quest'offerta, ho dovuto prenderlo proprio sul sito delle edizioni BD per forza. E quindi ne sono contentissima. Passiamo poi velocemente ai manga in inglese, che sono solo due. Uno ormai è il canonico, Yuzubae di Kiyo Hiko Tsuma, il numero 9, è uscito per la Yen Press in edizione americana, quindi, e ormai ve ne parlo spesso perché questo manga è stato interrotto dalla Dainit qua da noi al quinto numero. Io l'ho continuato poi in inglese perché è un manga che adoro, anche perché per chi volesse io lo consiglio di continuarlo in questa lingua, perché l'inglese non è per niente difficile, quindi è alla portata penso più o meno di tutti, al massimo cercandosi una parola ogni tanto su internet il significato. E in cui abbiamo sempre questa bambina spettacolare, curiosa, buffa, veramente particolare alla scoperta di varie cose. In questo numero, per esempio, avremo Yuzuba il caffè, oppure Yuzuba i palloni, le mongolfiere.
molto divertente. Io lo consiglio veramente, veramente tanto. E una cosa che mi viene in mente adesso, io questo viene 10 dollari e 99, io l'ho pagato 5,90 praticamente, l'ho trovato scontato in preordine, se no normalmente sui 7 euro li pago questi volumi. E molti mi chiedono spesso in messaggio privato dove compro i manga in inglese, come ho detto altre volte, li compro spesso da bookdepository.com, che però ha il fatto che forse non è proprio altamente intuitivo per come registrarsi e fare l'ordine, però forse sapete che ha aperto anche il sito di amazon.it, è un sito italiano che vende libri, DVD e altre cose, che ha tutta una parte sui libri di lingua straniera, tra cui fumetti, e anche fumetti in inglese. Ovviamente, e quindi al momento i costi sono molto ridotti dei volumi, quindi io vi consiglio di darci seriamente un'occhiata perché per ora è estremamente favorevole come prezzi. Poi non so se anche sui manga in inglese la cosa sarà solo promozionale come per altre cose o se continuerà nel tempo. Perché io per esempio non consiglio altri siti italiani da cui compravo prima come ibs.it perché rincarano molto il prezzo degli albi. Quindi io vi dico quelli dove li compro a di meno, insomma, ecco. Altro manga in inglese, è stato questo bellissimo volume unico, è Drunk and Dream and Other Stories di Moto Hagio, che è un volume cartonato meraviglioso, che è una raccolta di storie brevi di questa autrice estremamente importante nel panorama shoujo dagli anni 70 ad oggi. La casa editrice è la Fantagraphics Books, che è una casa editrice nuova almeno nel pubblicare manga, a quanto ho visto. E anche questo volume l'ho pagato poco su Book Depository perché il suo prezzo sarebbe di 24,99 dollari, ovvero 25 dollari. Io l'ho pagato o 13 o 15 euro. Non mi ricordo, per un volume con tutti gli inserti, cioè le decorazioni in oro. Proprio non so se la telecamera rende, spero di sì. Ah, ci sono anche delle pagine a colori all'interno, oltretutto. E questo volume è meraviglioso. Moto Hagio è un'autrice da noi praticamente sconosciuta, è stato pubblicato solo Siamo in 11 dalla Star Comics, un volume unico. E la Rolling Manga ha annunciato Edgar e Allan Poe, cioè la famiglia Poe, titolo originale, e che però doveva uscire a novembre-dicembre, ancora non si è visto. È un'autrice veramente profonda, che tratta temi impegnativi sulla solitudine umana, veramente scavando molto in profondità. E ci sono alcuni racconti qui veramente belli ma inquietantissimi. E io lo consiglio veramente tanto. La consiglio come autrice in generale. Poi mi viene in mente questo volume, il fatto che venga comunque 13-15 euro non sia proprio poco, ecco. E una cosa che vi consiglio, perché mi piacerebbe che molte persone potessero conoscerla, oltre che magari di comprare Edgar Allan Poe in uscita per la Rolling Manga, e se volete leggere qualcosa in italiano, cioè sul sito dello Smo Project, che è un sito di Scalations italiane appunto, ci sono dei racconti, delle storie brevi di questa autrice, di cui un paio contenute anche in questo albo, e c'è anche un progetto completo, che era A Primo, che ho aiutato a tradurre io dall'inglese tempo addietro quando collaboravo col sito. Quindi Smo Project, poi vi metto il sito qua. Se siete incuriositi un po' da un'autrice comunque molto importante nel panorama fumettistico giapponese e volete leggere qualcosa in italiano e Scalations, quindi gratis, io vi consiglio appunto di andare su questo sito e spulciare un po' cosa trovate. Passiamo ora proprio alla parte manga in italiano. E cominciamo con i recuperi, cioè le cose che ho preso in arretrato in questo periodo, quindi non sono uscite proprio in questi mesi. Come ormai chi mi segue sa, stavo recuperando Aria di Kozue Amano e ho preso gli ultimi due numeri, il 9-10 e 11-12, perché infatti la Star Comics li ha pubblicati in formato doppio, perché purtroppo questa serie non vendeva tanto. Una cosa immeritata, io stessa l'ho snobbata quando è stata pubblicata, poi l'ho recuperata convinta dei commenti, è una serie dolcissima, è uno shonen, in realtà anche se dai disegni non sembrerebbe proprio, ambientato nella città di Neo Venezia su Marte, e in cui appunto abbiamo queste gondoliere,
protagoniste della nostra storia. È un manga che ci fa veramente apprezzare le piccole cose di ogni giorno e che comunque mantiene, nonostante sia diviso in episodi autoconclusivi, bene o male, mantiene una storyline di fondo che comunque prosegue con la crescita dei protagonisti, delle protagoniste e appunto l'evolversi delle situazioni in questi due numeri che secondo me lascia molto soddisfatti. E mi è veramente piaciuto, mi è anche scappata qualche lacrimuccia. Alla fine è un manga che consiglio molto a chi cerca una lettura rilassante ma non stupida. Lo consiglio tantissimo, Ari, è stato veramente uno dei recuperi migliori che abbia mai fatto, è diventato una delle mie serie preferite. Abbiamo poi il recupero voluto fortemente da mio marito e che poi leggo anch'io alla fine, che è Devil Lady. Madonna, con questa copertina in oro mi riflette tutta la luce, spero di non accecarvi. E ne recuperiamo uno al mese praticamente, quindi ne abbiamo presi tanti numeri. Abbiamo preso il 3, il 4, il 5, il 6 e il 7 proprio a gennaio adesso. È una storia di Gonagai molto violenta, estremamente violenta, ricca di sesso e violenza proprio, però molto interessante, devo essere sincera, a livello di psicologia, di trama, di motivazioni dietro tante cose, però è molto tosta. Cioè, io la considero proprio un pubblico maturo, molto maturo, perché ci sono anche scene di stupro, cose veramente pesanti da digerire, se non si ha una certa età, io non lo consiglio proprio. Però lo trovo interessante, una delle serie di Gonagai che mi sta piacendo di più, insomma. Preferisco il Gonagai di Devilman o di Devil Lady, o piuttosto che il Gonagai dei robot. Insomma, una serie molto interessante, però per palati molto forti e adulti anche. Poi come ennesimo recupero, che però in realtà è anche una specie di novità, serie in prosecuzione, insomma, abbiamo Momo di Mayu Sakai, che io ho recuperato il numero 1 e il numero 2, nel frattempo è uscito anche il numero 3. Questo manga, diciamo, non è proprio, non pensavo fosse il mio genere, appena uscito l'ho snobbato perché mi hanno spaventato gli occhioni un po' troppo enormi, e il fatto che ci fosse incelofanato e con allegato un braccialetto veramente osceno, parliamone, e quindi l'avrei pure sfogliato, però tutto incelofanato così ho fatto no. Poi invece mi è stato consigliato da più persone, poi ho letto anche una recensione fatta sullo SMO di cui mi sono fidata perché è fatta da una ragazza che so che comunque ha una... non è un adolescente e ha un senso critico molto spiccato, quindi mi sono fidata e ho deciso di recuperarlo. Infatti, tolto il braccialetto che ho buttato nel cestino il prima possibile, si è rivelato un manga veramente piacevole e mi è piaciuto tanto, nonostante il target in teoria dovrebbe essere basso, perché questi occhioni a me fanno sempre un po' paura quando li vedo. Più grandi sono, più penso che siano per bambini piccoli. E invece la storia è particolare perché abbiamo una ragazza abbastanza insoddisfatta della propria vita, una ragazza che va al liceo se non sbaglio, che si ritrova a dover decidere delle sorti della terra in quanto incontra Momo, quella, la bambina diciamo che sta sempre in copertina, che in realtà è un grande demone il cui compito è distruggere pianeti, e ogni volta sceglie un rappresentante di un pianeta al quale affida il compito di trovare 7 motivi per non distruggere il pianeta. E quindi la protagonista si trova, nonostante insoddisfatta della sua vita, eccetera, si ritrova appunto a dover trovare 7 buoni motivi per non distruggere la Terra. E tutto questo condito da alcune situazioni romantiche, ovviamente comunque rimane uno shoujo, però molto interessante e comunque particolare anche per i temi che tratta. Viene 4,30€, pubblicato dalla Planet Manga. E esce ogni 2 mesi, se non sbaglio.